Molte macchine elettriche, come i motori elettrici ad esempio, utilizzano la forza magnetica che si sviluppa su un conduttore percorso da corrente nel loro principio di funzionamento. Vediamo da cosa deriva e come si sviluppa questa forza magnetica su un conduttore percorso da corrente. Abbiamo visto che la forza magnetica si sviluppa su una carica elettrica in movimento all'interno di un campo magnetico. Schematizziamo l'esempio che vogliamo illustrare in questo modo. Supponiamo di prendere un tratto di conduttore, supponiamo che questo tratto di conduttore abbia una lunghezza L, ovviamente questo conduttore poi prosegue a formare un circuito chiuso. All'interno del conduttore noi sappiamo che ci sono cariche, quando è percorso da corrente ci sono cariche elettriche negative in movimento, gli elettroni, quindi schematizziamo un elettrone è di carica negativa all'interno del conduttore. Supponiamo che questo elettrone abbia una velocità di deriva, come viene chiamata Vd, la velocità di deriva sarebbe la velocità con cui si muove l'elettrone sotto l'azione del campo elettrico che lo spinge e che determina il formarsi della corrente elettrica. Supponiamo ancora che il campo magnetico rappresentato dal vettore induzione magnetica sia perpendicolare al piano che noi stiamo rappresentando e supponiamo che il vettore sia uscente dal piano e quindi lo rappresentiamo con un campo, schematicamente, graficamente lo rappresentiamo con dei puntini per indicare la punta del vettore che fuoriesce dal piano che stiamo osservando. A questo punto noi sappiamo che per la regola della mano destra, se noi riscriviamola, la forza magnetica FB, chiamiamo FBE, nel senso quella che si sta sviluppando sull'elettrone, sarà data dalla carica dell'elettrone che è negativa, moltiplicata per la velocità di deriva Vd, prodotto vettoriale, vettore di induzione magnetica B. Applicando la regola della mano destra, abbiamo che Vd lo poniamo nella direzione dell'indice, l'induzione magnetica nella direzione del dito medio e la risultante sarà nella direzione del pollice, però ricordandoci che c'è il cambio di segno dovuto alla carica dell'elettrone negativa, la forza magnetica in questo caso avrà questa direzione sul piano sul quale giace il conduttore verso destra. Se adesso teniamo conto che la corrente elettrica convenzionalmente si assume formata da cariche positive che si muovono in direzione contraria rispetto all'elettrone, quello che otteniamo è esattamente, quindi se la stessa situazione sperimentale la immaginiamo dovuta a una carica positiva che si muove questa volta in direzione opposta con il campo magnetico B sempre
la stessa direzione, quello che otteniamo è sempre la stessa forza nella stessa direzione, perché risulta cambiato il segno della carica, ma anche il verso della velocità. Adesso vediamo la forza complessiva che si esercita su quel tratto di conduttore di lunghezza L. Per determinare la forza è necessario sapere quanta carica elettrica è presente all'interno del conduttore di lunghezza L. Quindi, se abbiamo detto che L è la lunghezza del conduttore, del tratto di conduttore che stiamo esaminando, abbiamo detto che VD è la velocità di deriva, quindi la velocità media con la quale si muovono gli elettroni all'interno del conduttore. Noi abbiamo che il tempo che viene necessario ad un elettrone per percorrere il tratto di lunghezza L, chiamiamo questo tempo T, sarà dato dalla lunghezza del conduttore diviso la velocità di deriva, e questo è il tempo impiegato da una carica elettrica, quindi l'elettrone, per percorrere il tratto di lunghezza L. Poi le altre grandezze che stiamo prendendo in considerazione sono l'induzione magnetica del campo, e la stiamo supponendo costante lungo il tratto L. Allora, possiamo andare a definire la quantità di carica Q presente nel tratto di lunghezza L. Allora, quanto sarà questa carica Q? La carica Q sarà data dalla corrente elettrica I che percorre il conduttore. Ricordiamoci che la corrente elettrica sono cariche nell'unità di tempo, cariche in movimento nell'unità di tempo, quindi le cariche complessive che entrano nel tratto L di lunghezza L del conduttore saranno tante quante quelle che usciranno nello stesso tempo, dallo stesso tratto di conduttore, quindi sarà data dalla corrente elettrica I moltiplicata per il tempo impiegato mediamente da una carica per percorrere quel tratto, quindi sarà uguale a I per L fratto VD, come avendo appunto determinato quant'è il tempo necessario il tempo medio impiegato da una carica per percorrere quel tratto di corrente. Quindi complessivamente arriviamo a scrivere che la forza magnetica esercitata su quel tratto di conduttore di lunghezza L sarà data appunto dalla carica Q che si muove all'interno del conduttore per la velocità di deriva vettore B, l'induzione magnetica del
del campo. Adesso vediamone il modulo, diciamo nel caso d'esempio con le direzioni che abbiamo indicate, abbiamo indicato che la velocità di deriva D è perpendicolare all'induzione magnetica B e quindi l'angolo formato appunto fra i due vettori VD e B sarà 90 gradi, pertanto il prodotto vettoriale risulterà anch'esso perpendicolare a entrambi i vettori e avrà modulo dato direttamente dal prodotto dei moduli di queste delle singole grandezze, tenendo conto che il seno dell'angolo formato dai due vettori tra loro perpendicolari vale 1, il seno dell'angolo che compare nel modulo del prodotto vettoriale. Quindi esplicitiamo quello che sto dicendo: il modulo di f di b, quindi non scrivo la freccia sopra per indicare il modulo, sarà dato da Q dal prodotto delle intensità per il seno dell'angolo φ compreso tra VD e B, però questo abbiamo detto essere 90 gradi, quindi intanto al posto di Q mettiamo l'espressione che abbiamo scritto prima, quindi I per L fratto VD, ancora per VD, per B per il seno di 90 gradi che è uguale a 1, quindi qua posso semplificare VD con VD e quindi risulta essere I per L per B per il seno di 90 che vale 1 e quindi rimane I per L per B. Nel caso che se VD non è perpendicolare a B, allora cosa possiamo scrivere? Potremmo definire un vettore L un vettore L, quindi di lunghezza L, è orientato nel verso della corrente. Allora, sempre se il tratto di conduttore è rettilineo, FB in questo caso sarà uguale alla corrente I, che in questo caso diventa uno scalare, cioè è soltanto l'intensità della corrente, moltiplicato il prodotto vettoriale L vettor B, dove appunto L è un vettore lunghezza definito come detto, cioè ha modulo uguale alla lunghezza del tratto di conduttore rettilineo che stiamo considerando e verso uguale a quello della corrente elettrica nel conduttore. E questa risulta essere l'espressione della forza esercitata su un tratto di conduttore rettilineo immerso in un campo magnetico B costante, conduttore percorso da una certa corrente di intensità I. Quindi questa è la forza magnetica esercitata sul tratto di conduttore. Che è quella responsabile del movimento delle parti mobili di un motore elettrico.